Chi non vorrebbe vivere spensierato godendosi i propri soldi senza lavorare? Una simile fortuna è concessa solo a chi ha un capitale da parte da far fruttare. E seppure è vero che chi si accontenta gode e che in determinate zone d'Italia una persona può arrabattarsi anche con 1000 euro al mese, per mettere in moto il circolo virtuoso di una rendita è sempre necessaria una somma di partenza che possa generare frutti. Chi invece non vuol rinunciare alla fortuna del lavoro e tuttavia nello stesso tempo ha dei risparmi da investire, potrebbe chiedersi quale sia il miglior modo per impiegare il proprio denaro e aggiungere allo stipendio un ulteriore sostegno economico. Insomma, come far fruttare i propri soldi? Ve lo voglio spiegare subito dopo la sigla. Avete poco più di 10 secondi per iscrivervi al canale e azionare la campanella per restare aggiornati sulla nostra legge e, perché no, anche sui nostri risparmi. Sigla! La legge. Ci siamo lasciati con questa domanda: come far fruttare i soldi? Rispondere a una domanda del genere non può che fare i conti con il contesto economico-politico in cui ci troviamo. Da un lato la forte crisi con svalutazione degli investimenti, dall'altro l'enorme pressione fiscale non consentono di trovare soluzioni miracolose. Il più delle volte chi non vuol rischiare deve accontentarsi di contrastare l'inflazione, almeno se pensa a forme di investimento mobiliare come azioni, obbligazioni, fondi pensioni. Se si volge lo sguardo al mercato immobiliare, le cose non vanno meglio. La proprietà è oggi al centro di numerose patrimoniali e sostenere una seconda casa è diventato un lusso. L'immobile può diventare un investimento solo nella misura in cui lo si valorizzi con attività commerciali come affittacamere o bed and breakfast. Detto senza peli sulla lingua, il classico affitto non è più un sistema proficuo per far fruttare un capitale. Ma allora, come far fruttare i soldi? Voglio darvi qualche suggerimento, non quelli che improvvisati maghi della finanza dispensano su internet promettendo magari la resurrezione dalle paludi del debito. Si tratta di consigli spiccioli, quelli che potrebbe darvi magari il vostro consulente fiscale e che alla fine dei conti si rivelano quasi sempre i più preziosi. Insomma, non aspettatevi, seguendo questo video, di scoprire come trasformare il metallo in oro. Prima di chiedervi come far fruttare i soldi, però, vorrei che vi faceste un'altra domanda. A cosa vi servono questi soldi in più che state cercando? A seconda, infatti, del tipo di investimento al quale vi rivolgete dovrete orientarvi verso una diversa soluzione. Ad esempio, se state cercando un supporto alla pensione dovrete pensare a investimenti a lungo termine, passando in rassegna alcuni dei più tradizionali strumenti finanziari che propone il mercato. Se invece volete un sostegno al vostro reddito mensile dovrete privilegiare altre alternative che vi consentano peraltro di mantenere liquido il vostro capitale e di spostarlo rapidamente da una forma all'altra. Esistono due principi che il piccolo e il grande risparmiatore devono tenere a mente nel momento in cui decidono di far fruttare un capitale. La prima cosa che dovete sapere è che quando si fa un investimento bisogna sempre mantenere una parte del proprio capitale in forma liquida. Non puoi cioè immobilizzare tutto il tuo denaro in un solo progetto. Questo perché in caso di necessità il disinvestimento affrettato potrebbe comportare una perdita superiore al guadagno. Si pensi ad esempio a chi, dovendo sostenere una spesa per un intervento medico urgente, è costretto a svendere al più presto la casa. Quindi dovete saper dosare le vostre risorse e non utilizzarle tutte insieme. La percentuale del denaro da conservare in liquidi può variare a seconda del capitale e può partire dal 15-20% fino al 35-40%. Il secondo principio che ogni investitore sa a memoria è la diversificazione. Visti i tempi che corrono, la crisi e i rapidi fallimenti di interi settori economici, ma non in ultimo la facilità con cui i governi cambiano colore e orientamento e quindi anche politica fiscale, è sempre bene non concentrare tutti i propri denari in un solo tipo di investimento. Se infatti questo dovesse d'un tratto rivelarsi fallimentare, si potrà contenere la perdita. Ad esempio, se intendete avviare degli investimenti di tipo immobiliare, sappiate diversificare il vostro portafogli, acquistando in parte titoli di Stato e in parte obbligazioni private.
Se state pensando a una forma di investimento a medio-lungo termine, a seconda dell'età lavorativa che avete e intendete magari integrare la vostra pensione, sicuramente la forma più conveniente è il PIP, ossia il Programma Integrativo Pensionistico, più comunemente noto come pensione integrativa. Questo strumento, che si acquista presso le normali compagnie assicurative o presso le banche, vi dà innanzitutto un grosso vantaggio di natura fiscale, la deduzione fino a 5.164 euro all'anno. In pratica, dal reddito che andrete a dichiarare e su cui verrà applicata l'aliquota relativa al vostro scaglione, si sottrarranno i soldi che avete destinato alla pensione integrativa. Il vantaggio del PIP è immediato. Paghi meno tasse e in un certo senso ti consente di avere più soldi a tua disposizione e quindi già una forma di guadagno. In più ti consente di integrare la tua pensione. Non sarai certo ricco, se utilizzi tutto l'ammontare detraibile otterrai solo poche centinaia di euro al momento in cui smetterai di lavorare, ma è sempre meglio di niente, specie in un momento della propria vita, cioè la vecchiaia, in cui si è sempre più deboli. Il PIP ha uno svantaggio però. Se è anche vero che sei tu a decidere quanto versare di anno in anno, potendo anche interrompere i pagamenti o pagare un anno meno degli altri, è anche vero che non puoi più utilizzare il denaro investito prima della pensione, salvo particolari eventi come l'acquisto della prima casa per te o i tuoi familiari, oppure grandi interventi chirurgici. Insomma, la pensione integrativa funziona un po' come il TFR, per il quale si può chiedere un anticipo durante il lavoro. Se intendete far fruttare meglio i vostri soldi, potete accompagnare alla pensione integrativa un altro tipo di investimento. Investimento pensionistico più elastico del PIP. La banca o la vostra assicurazione sapranno consigliarvi cosa è meglio, ma sarà sempre opportuno rivolgervi ad istituti affidabili e con una storia alle spalle. Non fidatevi quindi di piccoli broker o di banche locali. Alcuni pensionati spostano la residenza all'estero per avere un regime fiscale più conveniente. Si tratta il più delle volte di vere e proprie elusioni fiscali da sconsigliare. Il primo servizio finanziario per investire senza rischi è quello dei buoni fruttiferi postali di Poste Italiane. Questo strumento ha diversi vantaggi rispetto ad altri analoghi. È garantito dallo Stato italiano, non ha costi di sottoscrizione ed è soggetto a una tassazione agevolata del 12,5% sugli interessi maturati. Questi buoni, acquistabili anche con un investimento minimo di 50 euro, hanno un rendimento annuo che varia dallo 0,1% al 2,25% in base alla scadenza del titolo e all'elasticità consentita per l'uscita e il conseguente rimborso della cifra investita. Un altro utile strumento finanziario privo di rischi è senza dubbio quello dei conti deposito, consentito da diversi istituti bancari. Questo strumento consiste nel vincolare una parte del tuo patrimonio per un periodo di tempo limitato, guadagnando attraverso un piccolo interesse. L'unico rischio di questo strumento è derivante dal fallimento dell'istituto bancario, ipotesi che grazie al supporto dello Stato italiano è comunque quasi sempre scongiurata. Si tratta di un'alternativa abbastanza snella che porta a guadagni paragonabili a quelli dei buoni frutti postali con un rischio decisamente basso. Valutate quindi attentamente quale delle due alternative scegliere in base alle vostre esigenze nel breve e nel medio periodo e soprattutto alle vostre disponibilità economiche. Un altro strumento snello e ampiamente personalizzabile è quello dei piani di accumulo capitale, conosciuti anche con l'acronimo PAC. Questo strumento permette di investire mensilmente delle cifre anche modeste, anche 50 euro, insieme a società che si occupano di investire e massimizzare i profitti di questa quota attraverso una miscela di titoli di Stato e fondi azionari di cui è generalmente possibile decidere il settore, per esempio i paesi emergenti. Il fattore rischio è abbattuto dalle basse cifre che è possibile investire e dalla procedura di accumulo progressivo che tende ad abbassare sia le potenziali perdite che gli effettivi guadagni. Scegliendo il momento giusto in cui prelevare la somma accumulata sul PAC è possibile mettere a segno una piccola e non trascurabile rendita, parzialmente smorzata da quello che possiamo considerare il vero tallone d'Achille di questo strumento, ovvero le alte commissioni.
Un altro modo per far fruttare i soldi è l'investimento immobiliare. L'affitto può essere sufficiente a garantirvi il denaro per pagare le imposte collegate al mattone, magari le spese condominiali e gli interventi per la manutenzione dell'immobile, ma non crediate di fare affari con gli inquilini che spesso, dopo essere divenuti morosi, scappano senza lasciare tracce. Nella peggiore delle ipotesi dovrete anche pagare un avvocato per seguire lo sfratto e attendere anche molto tempo. Se avete tempo a disposizione e vivete in una città turistica, potete valutare di fare un piccolo investimento sulla vostra casa trasformandola in un B&B o in una struttura di affittacamere. Anche se vivete in un condominio non vi sono divieti di sorta, salvo il regolamento che a tal fine deve essere approvato all'unanimità potrebbe contenere un espresso divieto. Di recente si stanno sviluppando i cosiddetti co-working, sono strutture ove è possibile affittare una camera a uso ufficio per un tempo limitato, un'ora, un giorno, un mese. Dovete però dotare ogni singolo angolo degli strumenti che possono servire per il lavoro, come un computer, un telefono fisso, una o più scrivanie, un tavolo riunioni o magari uno schermo per le videoproiezioni. Come vi ho anticipato, gli investimenti immobiliari in azioni sono i più rischiosi per chi non sa muovere in questi ambienti. È sempre bene avere un valido consulente, oltre a quello offerto dalla banca, che essendo di parte ha un interesse a suggerire alcuni titoli piuttosto che altri. Al momento dell'acquisto dei titoli, il funzionario della banca deve sempre domandare al consumatore che livello di rischio intende accettare. Ad un rischio elevato corrispondono potenziali guadagni più alti e viceversa. Per dormire tranquilli bisognerebbe scegliere dei profili di rischio molto bassi, delle obbligazioni a breve termine o dei BOT e dei BTP. Queste forme di investimento però non consentono certo di vivere di rendita, ma tutt'al più integrano lo stipendio o la pensione. Anche se oggi va molto di moda, accentuato da falsi miti di ricchezza improvvisa, il trading online, è molto pericoloso per chi non ha pratica di questo strumento. A questo punto tanto vale farsi suggerire dalla propria banca che tutt'al più, se non sarà stata precisa nell'indicare il fattore di rischio al proprio cliente, sarà tenuta a risarcirgli il danno per le perdite economiche subite. Il web offre la possibilità di investire i propri soldi in startup o altre piccole aziende che cercano capitale di rischio con cui crescere, il crowdfunding, una delle forme di investimento più rischiose che ci siano. Il controllo è minimo e il più delle volte non si sa mai con chi si ha a che fare. Nessun consulente finanziario potrebbe suggerire un investimento di crowdfunding, a meno che non si abbia una forte fiducia nell'imprenditore. Ma anche qui c'è sempre un fattore di enorme rischio, la mutevolezza del mercato. Mantenere i propri risparmi sul conto corrente non può considerarsi un metodo per far fruttare i soldi. Quasi tutte le banche non riconoscono più gli interessi attivi sul deposito e laddove succeda il contrario l'importo è talmente basso da non poter contrastare l'inflazione. A ciò bisogna poi aggiungere le spese di tenuta del conto e l'imposta del bollo. Insomma, lasciare i soldi in banca è il modo migliore per veder svalutare il proprio patrimonio di anno in anno. Al netto dell'inflazione, sempre lei, il rendimento di un conto corrente o di un conto deposito è praticamente zero o poco più. Volendo restare su questo tipo di investimento, bisognerebbe puntare su un conto deposito online che offre un rendimento lordo di almeno l'1%, visto che il tasso di inflazione oggi è 0,9, purché non si sia vincolati ad avere con quella banca un normale conto corrente. In questo caso ci sarebbe da valutare rendimenti e spese da sostenere, oltre a quello che si porta via il costo della vita. Stesso discorso vale per il conto alla posta e per i libretti postali. Un libretto ordinario rende lo 0,01% lordo, da cui bisogna togliere imposte del 26% sugli interessi, e un altro 2% di bollo se il deposito medio supera i 5.000 euro. Veniamo ai beni rifugio. Questa categoria contiene probabilmente infinite opportunità di investimento in beni di diversa natura. I classici beni rifugio sono i metalli preziosi come oro ed argento, ad esempio. Altro bene rifugio che oggi viene proposto sempre più spesso da società specializzate e sponsorizzate da istituti di credito sono i diamanti da investimento. Ognuno di questi beni è sicuramente un buon investimento secondo un'ottica economica tradizionalista. Tuttavia si tratta di beni che, se da una parte conservano in genere il proprio
proprio valore, salvo stravolgimento delle leggi alla base dell'economia e della finanza, devono comunque essere acquistati con l'ausilio di esperti per verificarne l'effettivo valore e previa informazione sullo stato del mercato di quel determinato bene. Per i diamanti da investimento il discorso è ancora più difficoltoso, vista l'estrema complessità della valutazione delle pietre, nonostante l'esistenza di un apposito listino al quale si riferiscono tutti i commercianti specializzati. Per l'argento, tutt'altro discorso. Mostra un'alta elasticità ed una rilevante instabilità del prezzo che occorre sorvegliare con attenzione. Investire in beni rifugio 1000 euro non dovrebbe essere un problema, infatti è facile acquistare oggetti prodotti con metalli preziosi. Bene amici, adesso avete anche i miei suggerimenti che si aggiungeranno a tutti quelli dei guru sul web. Questa è l'economia e questa è la legge. Perché questa è la legge. Ti stimo tantissimo. Grazie. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.